Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Juventus con il segno favorevole in campionato grazie al netto successo contro l'Empoli. I bianconeri registrano un più 4 rispetto alla passata stagione, ma è già vigilia di Champions con il Benfica. La Continassa questa mattina seduta senza Pogba ma con Chiesa prima di volare in casa del Benfica. A parte gli infortunati, ovvero De Sciglio, Di Maria, Paredes e Bremer, tutti in campo quasi. Ultima nota dal campo: preoccupazione per un contatto abbastanza deciso tra Milic e Danilo, con il brasiliano che si è toccato per qualche minuto la gamba senza però lasciare il campo di allenamento. Il Torino vince dopo 50 giorni, il 2-1 a Udine rimette in moto la squadra a dieta di vittorie. Aina e Pellegri decidono il match, ha vinto chi aveva più fame, il commento di Ivan Juric in conferenza stampa dopo il successo del Torino al Dacia Arena. Nel moto mondiale, dopo la settima vittoria stagionale a Sepang, per Pecco Bagnaia manca davvero poco. Al 63 della Ducati mancano 2 punti per il titolo. A Valencia tra 2 settimane basterà un 14° posto. L'impresa è vicina e a Chivasso c'è già aria di festa. Nel volley femminile la Reale Mutua Fenerachieri 76 riparte con un secco 3-0 su Casal Maggiore. Nel basket la Reale Mutua colora di giallo-blu il derby contro Monferrato. La squadra di coach Ciani si impone con un convincente 82-72. È tutto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.